sei matto, se ciò che dici non rispecchia la mia. Ci hanno insegnato, se scendi in piazza per difendere quello che hai, il manganello. La medicina giusta, quello non sbaglia mai. La 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 la. Se per te non esisto, e se parlo forte zitto scapperai, io davanti a te resisto, ma è solo colpa mia, la colpa è solo mia, ma è solo colpa mia, la colpa è solo mia, è mia la colpa. Solo colpa mia, la colpa è solo mia, ma è solo colpa mia, la colpa è solo mia, ma è solo colpa mia. Giovanissima, perché è stata rifondata, ma fondata vorrei dire su basi nuove, completamente nuove, dopo i fallimenti delle società precedenti. E quindi la nostra società che ha poco più di due anni, ha già vissuto, questo è il terzo anno, ha già vissuto, è passato dall'entusiasmo del primo anno con una promozione diretta in A2, quindi qualcosa che era anche difficilmente pensabile, ma che ha portato l'entusiasmo ancora fuori lì. Parto dal presupposto che quello che mi ha preceduto comunque ha fatto un buon lavoro, se consideriamo che lui ha dovuto inserire per il primo anno una società che era stata promossa dalla Serie B alla Serie A2. Io so cosa vuol dire avviare una società dopo una promozione e cambiare lo status soprattutto. Devo dire che quest'anno ho trovato un buon lavoro fatto precedentemente, però bisognava fare un restyling per quanto riguarda la struttura della società. È chiaro che una società che fa la Lega 2 deve avere qualche giocatore, qualche personaggio professionista in più. Fino all'anno scorso l'unico professionista era l'allenatore. Quest'anno c'è anche il general manager, ci sarà anche un assistente general manager e qualche altra persona che farà, l'ha detto il commerciale, l'ha detto la comunicazione, tutta gente professionale. Questo indubbiamente dà un più corpo alla società, dà più forza alla struttura. Quest'anno la comunicazione della Pallacanestro Forlì è organizzata con la mia persona, responsabile comunicazione, e Luca Mastrangelo, il famoso blogger, purtroppo per lui interista, ai social. Chi mi ha preceduto aveva fatto un ottimo lavoro qui a Forlì, per cui è una sfida doppia per me essermi messo in gioco con la Pallacanestro Forlì. Ho avuto la fortuna fin da subito di trovare qui una società fatta da persone eccezionali e soprattutto da professionisti che
è molto raro trovare a questi livelli, a cominciare naturalmente dal presidente, ma per arrivare a Renato Pasquali, al responsabile marketing che è Andrea Balestri, fino allo staff, al coach, eccetera. Per cui è tutto molto stimolante, ma è anche molto gratificante questo tipo di lavoro. Stiamo lavorando sul fronte video, come i tifosi hanno potuto vedere con qualche video divertente sulla campagna abbonamenti. La pagina Facebook è già cresciuta di un 50%, per cui sta andando tutto molto bene. Direi che Forlì, come l'ho definita un paio di anni fa quando abbiamo ospitato le Final Four di basket, un po' la Betlemme del basket, perché a quell'epoca, tra l'altro, la società doveva essere ricostituita, perché noi oggi abbiamo una società sana, nuova, completamente integrata con la città, che è appunto la Pallacanestro 2.015, e in quell'occasione appunto l'abbiamo, ho detto questo perché a Forlì effettivamente la passione per il basket, in generale lo sport devo dire, però sicuramente il basket è più di una passione, è proprio un senso forte di identificazione e di appartenenza, e lo testimoniano ogni domenica, ogni occasione anche di trasferta, la passione e l'attenzione con la quale viene seguita la propria squadra e soprattutto il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini. Pensando alla stagione scorsa, sicuramente è stata una stagione molto travagliata, grazie a Dio anche molto bella, perché abbiamo raccolto le soddisfazioni dei nostri sforzi al termine di un altro extra mese dopo la fine della stagione regolare. Ci siamo trovati a un certo punto con 13 sconfitte di fila, una squadra da rifondare e a 4 punti dalla penultima, quindi onestamente abbiamo scalato un Everest, però con l'innesto di vari giocatori, appunto come Castelli, Amoroso, Reati purtroppo era stato innestato a dicembre, ma poi non ha avuto molta fortuna, devo dire che con il cambio di entrambi gli stranieri siamo riusciti a dare un assetto totalmente diverso. Prima c'erano stranieri più interni, invece con Adegboye e Melvin Johnson abbiamo trovato un po' più di punti dal perimetro e alla fine le cose sono migliorate. È stata una stagione complicata, partita abbastanza bene, poi abbiamo attraversato tre mesi veramente, veramente duri, in cui non vincevamo mai. Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo cambiato penso 6-7 giocatori e comunque inizialmente non è che le cose fossero cambiate molto. Quando abbiamo iniziato a ingranare, a trovare la chimica, poi sono arrivate anche le vittorie, sono arrivate anche i primi successi, dai, e siamo riusciti alla fine a salvarci il secondo turno di play-out contro Chieti. Sì, è stato un campionato duro, alla fine io sono arrivato qua a febbraio, quando la squadra è stata completamente rivoluzionata e credo che appunto la partenza sia stata molto difficile, ma poi con il cambio di allenatore, i nuovi innesti, ci sia stata una svolta, e il che ha portato prima alla non retrocessione diretta e poi alla salvezza definitiva nei play-out. Sì, la cosa positiva della scorsa stagione è stato proprio il fatto che la piazza abbia tenuto, anche con una serie di sconfitte molto importante, ha tenuto non solo il tifo ma anche la presenza societaria, anzi direi che la compagine sociale si è anche rinforzata nel corso dell'anno, e questa è una buona base di partenza per la nuova stagione. Chiaramente ci sono tutta una serie di errori da non ripetere, credo che almeno in parte si sia lavorato per non ripeterli. La squadra di quest'anno nasce secondo me con un po' di ruoli un po' più definiti, alcuni specialisti della difesa come piacciono Giorgio Valli. Primo mese sulla head dell'entusiasmo, la squadra ha ottenuto 3 vittorie nelle prime 4 partite, da quel momento ha inanellato una serie interminabile di KO che davvero avrebbero steso un bisonte. La società in quel caso è riuscita, ha saputo correggersi in corsa, correggere gli errori dal punto di vista tattico che erano stati fatti nella campagna estiva, anche sopperire a infortuni determinanti come quello di Wayne Blackshear, che indubbiamente ha condizionato la stagione. È stata fatta una vera e propria rivoluzione nell'organico con l'arrivo di Giorgio Valli al posto di Gigi Garelli in panchina, e da quel momento, dopo anche lì 6-7 domeniche di patimento sul campo e per i tifosi, la squadra è iniziata a ingranare. Non è riuscita a evitare i play-out, anche se prima del derby con Imola era anche questa un'opzione possibile.
playout fatti, scontro con Scafati, obiettivamente due squadre che come si erano plasmate in quel momento col playout c'entravano poco, ha vinto Scafati la serie 3-2, serie poi spareggio all'arma bianca, mi verrebbe dire, con la pallacanestro Chieteli, il maggior tasso tecnico di Forlì è venuto fuori e Forlì ha centrato una sospiratissima salvezza che per la società comunque ha anche comportato un esborso notevolissimo di risorse economiche. Ci siamo scontrati con una realtà che portava a risultati diversi, ci ha portato a risultati diversi. Sicuramente anche la nostra poca esperienza ci ha portato a fare qualche errore. Diciamo che durante l'anno abbiamo riconosciuto gli errori fatti facendo scelte dolorose, perché chiaramente cambiando allenatore durante l'anno non è mai un'operazione semplice, perché poi alla fine ci sono sempre, non ci sono solo ruoli tecnici, ma ci sono anche persone, ci sono persone con cui magari hai costruito assieme la squadra. Quindi l'abbandono di Gigi Garelli a fine del 2016 è stato un evento doloroso, però come nella legge dello sport a volte si passa anche attraverso qualcosa che sia un po' di rottura rispetto al passato. Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo cambiato il quintetto, perché tra novembre e febbraio abbiamo cambiato 5 giocatori, poi abbiamo avuto anche la sfortuna che uno dei 5 non ha mai giocato praticamente perché si è infortunato. Quindi allenatore nuovo, staff tecnico nuovo, soprattutto staff sportivo nuovo, tutti i giocatori nuovi, quintetto nuovo. Un po' alla volta l'abbiamo rimesso in piedi. You know, in this city there's a lot of passion, especially, you know, basketball. I know there's a lot of history. This is a very historical club, and in this arena a lot of games have happened, a lot of things have happened, and I'm excited to be here. I'm excited to see what we can do, and I think this year we have a big sfidone, a big challenge in front of us. A prime impressioni molto bene, sono contento per ora del posto, non l'ho ancora visitato bene perché la preparazione è ancora bella pesante, quindi la sera magari preferisco riposare che non andare in giro, però avrò tempo per visitare Forlì, che è una città che già ho visitato parecchie volte. Compagni tutti grandissimi, per ora mi trovo benissimo e spero di continuare avanti così, perché stiamo facendo queste prime due settimane facendo un buon lavoro. So first of all, for the city, the fans, they welcome me very nice. Also on Facebook and in the street when I go to the mall, everybody are really nice to me. The people here, Renato and Stefano, the coaches, really welcome me very nice. We have a young group of guys that's working really hard every day in practice. We're trying to get better every day, and for me this is the key, because if we have a lot of guys that are committed, that wants to succeed, I think good things can happen. Now we need to see what will happen in the season. È un gruppo bellissimo che sta lavorando molto bene. I ragazzi hanno già stretto dei legami dentro e fuori dal campo, si sono visti ieri sera per vedere la presa dell'Italia contro Israele e sembrano legare. In campo si vedono i progressi, quello che Coach Valle richiede pian piano sta prendendo forma, siamo ancora molto indietro, come è normale a livello di condizione, a livello di affaticamento delle gambe, però i segnali sono stati in miglioramento tra la prima amichevole e la seconda. Beh, al momento sembra assolutamente un roster valido. Valido, penso che l'obiettivo sia fare una stagione un po' più tranquilla e meno travagliata dell'anno scorso. Con Giorgio sta lavorando molto duro per cercare di trovare subito una buona alchimia sia fuori che dentro il campo, cercare di capire bene cosa chiede a noi, quali sono le sue, i suoi metodi, i suoi stili di gioco, le sue difese. E così speriamo di poter fare una stagione un po' più entusiasmante. L'anno scorso non è stato un cambiamento indolore, la squadra ci ha messo un po' per diventare la squadra di Giorgio Valli. Questa può nascere, deve nascere già come squadra di Valli, con dei giocatori al posto giusto, con un giocatore come Di Diego che già nel mercato di gennaio era stato cercato da Forlì, che ha delle caratteristiche che a Valli piacciono, un giocatore che riempie l'area. C'è un giocatore come Naimi che è
piaciuto molto sia a Valli che ai soci, trovandoselo contro nei play-out, averlo preso da una sensazione come una sorta di riscatto, no? Adesso Forlì va a prendersi un giocatore che l'anno scorso le ha fatto male, speriamo faccia anche divertire nel campionato in corso. Sì, allora io devo dire che sono contento dei giocatori che la società mi ha messo a disposizione, compatibilmente con quelli che erano i nostri limiti di budget e quant'altro, anche limiti del mercato, perché non tutti i giocatori, voglio dire, non siamo i San Antonio Spurs, non tutti i giocatori scelgono Forlì. Però devo dire che ho trovato ragazzi che volevo io, cioè molto motivati, molto umili e a un crocevia della loro carriera. Cioè devono decidere se diventare giocatori di un certo livello e quindi fare un extra sforzo oppure così, adagiarsi su quello che sanno già fare. E credo che invece abbiamo trovato ragazzi che vogliono migliorarsi e dare un apporto alla squadra. Credo che sia stata fatta una buona squadra, una squadra di lavoratori, meno male, molto giovane per quanto riguarda gli italiani e molto talentuosa nel reparto stranieri. Infatti abbiamo preso quelli che poi ci hanno mandato nel secondo turno play-out, entrambi da scafati. Credo che di talento in quel reparto ce ne sia tanto, noi dovremmo supportarli in questo. Abbiamo rifatto anche la squadra l'anno scorso quando è arrivato Giorgio, però sai, il mercato è sempre a gennaio, è sempre difficile farlo. L'idea però è un po' come l'anno scorso, di avere un 1-2 americani. Fra l'altro quest'anno abbiamo anche due ragazzi che hanno giocato insieme, quindi già si conoscono abbastanza, c'è una buona chimica fra di loro e sicuramente un lungo, diciamo, italo americano, come anche l'anno scorso Amoroso, quest'anno c'è Dandy Legro. L'idea è un po' quella lì, sicuramente partire con, per un allenatore, partire subito all'inizio con la squadra ad agosto è nettamente più facile che per arrivare a gennaio, dover stravolgere tutto e in 4 mesi dover salvare una squadra. Sicuramente è un roster che se la deve giocare con tutti. È vero, abbiamo un misto di esperienza, i nomi che ha citato lei di Naimi, piuttosto che di Jackson e di Liegro sono ragazzi che hanno 29-32 anni, quindi nel pieno della loro esperienza, della loro maturità professionale. Però io credo che abbiamo anche tanti giocatori come Falluca, De Laurentiis, Severini, i giovani Campori e Gellera, che sono ragazzi che hanno dai 19 ai 24 anni. Quindi per molti di loro è la prima volta che si trovano potenzialmente a partire in quintetto. E quindi è una bella scommessa, però hanno l'età giusta per vincere questa scommessa qua, quindi credo che mettere assieme, e qui sarà il compito soprattutto di Giorgio Valli, mettere assieme l'esperienza di Naimi, Jackson e di Liegro con l'esuberanza di chi ha 24 anni e anche Bonaccini, che è un po' l'emblema del giocatore che Forlì ama, un giocatore che magari non ha un talento purissimo, ma un giocatore che ha una voglia enorme di arrivare, di non mollare mai. Sì, ci sono diversi segnali che ci fanno pensare che l'entusiasmo sta crescendo, se non lo stesso addirittura è anche qualcosa in più. Devo proprio dire che solo nella mattinata di oggi abbiamo fatto 151 abbonamenti e che per una società come Forlì certamente è un obiettivo importante. Puntiamo a pareggiare quelli che c'erano l'anno scorso e magari, visti la percentuale dei nuovi iscritti, penso che si potrebbe fare anche qualcosina di meglio. Vorremmo provare a rispettare le attese di tutto questo entusiasmo. Ci siamo impegnati a fare una squadra che si identificasse nella, diciamo, nello spirito della città, quello di non mollare mai, come è poi lo slogan della nostra campagna abbonamenti. Ci vorrà un po' di pazienza perché le squadre che vincono i campionati lo si scoprono verso la metà del campionato, non soprattutto all'inizio. Ci sarà molto da lavorare per assemblare, perché affinché i giocatori si conoscano, affinché l'allenatore conosca i giocatori, però siamo tutti molto ottimisti e positivi. Sicuramente una stagione, quella 2017-2018, che per la Pallacanestro 2.015 deve essere quella della tranquillità. Ancora non è il momento di passare da un'annata di estrema sofferenza, come abbiamo detto prima, a voli pindarici che abbiano come obiettivo le prime piazze della classifica. Sicuramente un anno di assestamento. Assestamento vuol dire cercare di lottare prima di tutto per evitare i play-out.
e possibilmente per strizzare l'occhio, come giustamente anche hai detto tu nella tua domanda, a quelle posizioni che contano, ma ovviamente attorno all'ottavo posto. Io prevedo che, per come è stata strutturata la squadra, ragioniamo ovviamente a inizio settembre, si possa ballare attorno al decimo posto, che è un range che potrebbe comprendere molte squadre, e quindi è facile da lì passare anche a un dodicesimo, tredicesimo posto, o da lì sognare anche di agganciare la zona playoff. Qui a Forlì è lo sport, la pallacanestro, diciamo, quello più seguito, se penso di più anche del calcio, e è bello, cioè senti veramente il calore dei tifosi, senti veramente che la gente ci tiene, che segue la squadra, e fino veramente a dove nessuno penso possa arrivare. Noi abbiamo, come l'anno scorso dicono le cifre, il quinto sesto pubblico di Serie 2 delle 32 squadre, quindi penso che abbiamo questo dovere di servire la città di Forlì. Vincere in casa vuol dire anche stare a metà classifica, e quindi per noi sarebbe stato veramente un grande campionato. I can promise that every game I'm gonna fight, there's gonna be sudo, there's gonna be sangue, there's gonna be, you know, everything. So it's every night, every game is going to be a guerra. 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 Yeah. So all I can do is fight and play hard and do the best I can for the team. Per me.